Come approfondimento, non necessario per lo svolgimento del problema, analizziamo da un punto di vista microscopico l'origine di questo campo elettrico indotto, prendendo i singoli portatori di carica, che per convenzione consideriamo sempre positivi, che si trovano dentro alla bobina. Immaginiamo questa situazione che si riferisce ad un istante nell'ultimo quarto di periodo, in cui la bobina vista di profilo sta ruotando come sempre in senso orario. Quindi questo lato destro della bobina si sta muovendo con questa velocità, è quella che si chiama la velocità lineare o tangenziale, mentre invece il lato sinistro si muove con quest'altra velocità, sono appunto le velocità della rotazione dei due lati esterni. Anche il lato di fronte ruota con velocità decrescenti, verso il basso nella parte destra e verso l'alto nella parte sinistra. Dunque abbiamo tutti questi portatori di carica che nel lato destro e in tutta la parte destra della spira stanno andando verso il basso con questa velocità, invece in tutta la parte sinistra della spira stanno andando verso l'alto con questa velocità qua. Allora, applicando la legge di Lorentz, dal momento che queste sono cariche elettriche che si stanno muovendo con queste velocità in un campo B esterno, possiamo calcolare o almeno disegnare la forza di Lorentz su questi portatori di carica. E la forza di Lorentz sui portatori che si trovano sul lato destro, la forza di Lorentz viene verso di noi. Sui portatori sul lato sinistro, la forza di Lorentz invece va verso l'interno. Una cosa simile accade anche ai portatori che si trovano su questi altri due lati. I portatori in particolare che stanno qui subiscono delle forze verso di noi, sempre più deboli man mano che ci avviciniamo al centro, e i portatori su quest'altro mezzo lato subiscono delle forze di Lorentz dall'altra parte. E lo stesso, una cosa simile accade sul lato dietro. Mentre su questi due lati, avanti e dietro, le forze di Lorentz non producono nessun effetto perché sono perpendicolari ai lati, invece su due lati a sinistra e a destra della spira, le forze di Lorentz mettono in movimento queste cariche libere, sia su questo lato che sull'altro, e generano quindi la corrente elettrica, che in questo disegno ha un segno negativo, infatti circola da C verso A. Questa corrente elettrica e questa forza di Lorentz la interpretiamo come una forza elettrica causata da un campo elettrico che circola sempre in questo senso. Dunque un campo elettrico negativo che corrisponde a una forza elettromotrice, quindi una circuitazione del campo elettrico, anch'essa negativa. È la solita interpretazione del campo elettrico come generato dalla forza di Lorentz.